Dicevo, salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Mario più Rabbids Kingdom Battle. Ragazzi, è disponibile la DLC Donkey Kong Adventure, quindi ho pensato quale cosa migliore se non mangiare una banana per entrare nel mood di Donkey Kong. Per quanto riguarda Mario più Rabbids Kingdom Battle, tutti i commenti positivi che potevano essere fatti su questo gioco sono già stati fatti. Ma se volete sapere la mia opinione al riguardo, io penso che sia un gioco avvincente e allo stesso tempo rilassante. Quindi lo consiglio vivamente a tutti coloro che vogliono cimentarsi in difficili scontri strategici e allo stesso tempo lasciarsi trascinare dalla divertente e familiare atmosfera in tipico stile Super Mario. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo a provare la DLC. Ok, pipolini, iniziamo! Donkey Kong Adventure! Delle macchie di sporco! È pipì di Rabbids! Oh no! Cosa fanno questi qui con le coppole? Uno stereotipo italiano. Oh no! Si è fritto il fake DK. Ha fatto un disastro. Ciclope! Si è dato da fare. Mario, risolvi la situazione! No, ci pensa Peach. Rabbid Peach. Rabbid Peach sta cercando di mettere le dita nella corrente, la forchetta nella presa della corrente. E c'è riuscita, ragazzi. Brava! Da qualche parte in un'altra dimensione. Te la sei cercata, Peach. Oh, che carino. Un granchietto. Sembra mezzo pomodoro, mezzo granchio. Oh no, dov'è il resto della lavatrice? Dove siamo noi? Dispersi su un'isola tropicale senza possibilità di tornare indietro. Dobbiamo rimettere assieme e riparare la lavatrice trovando i pezzi mancanti. È la nostra unica speranza per tornare al regno dei funghi. Ok, quindi almeno sappiamo cosa dobbiamo fare. Lei, come al solito, pensa a farsi i selfie. Guarda, ci sono degli indigeni, vorranno di sicuro aiutarci. Basterà chiederglielo con educazione. Io non credo. Perdonate il disturbo, potreste gentilmente aiutarci? Oddio, come sono brutti. Come si fa a pensare che possano aiutarci? E infatti vogliono farci fuori, subito. Ah, non abbiamo difese. Oh oh. L'hanno usata per fare un falò. Per fare un barbecue. E adesso ci fanno anche noi arrosto. Oh, arriva Donkey!
Donkey Kong, lo scimmione schiantatore. Grazie Donkey, ci hai salvato. Sei l'eroe della giornata. E adesso chi è questo nonnetto? Una sorta di Cranky Rabbit Kong. Rabbit Cranky, Rabbit scontroso. Infatti avevo indovinato. Un blaster. Ok, sconfiggi tutti, quindi si inizia subito. Ah, il possente Donkey Kong. Vediamo di sfruttare i tuoi muscoli pelosi contro quegli zighi tropicali. Sapevi di essere tanto forte da poter sollevare la maggior parte dei blocchi riparo e lanciarli? No, non lo sapevo. Allo stesso modo puoi sollevare i tuoi alleati e i nemici lanciandoli poi in giro per il campo di battaglia. Chiaro. Oh, Rabbit Cranky, secondo i miei sensori la tua bombalestra è dotata di un'incredibile potenza. Controlliamo subito. Allora, diamo un'occhiata al campo. Ci sono praticamente sotto di noi soltanto questi quattro zighi. Ok, combattiamo. Ok, proviamo prima con Cranky a spostarci dietro a questo riparo e a sparare a quello lì che non è coperto. Bam! Oh, c'ha un super potere. Occhiataccia, si è attivo, 28-35 danni. Ok, quelli che sono senza riparo. Oppure possiamo... Pistorunfo. I nemici del raggio finiscono addormentati. Anche questa non è niente male, devo dire. Io direi di addormentarli. Ok, adesso Rabbit Peach dietro questo riparo e spariamo a quello lì più debole. Ok, lo scudo, le cure, non ci serve niente. Passiamo a Donkey e ragazzi, non so se sollevare questo coso e provarlo a lanciare, ma non abbiamo il raggio d'azione sufficiente. Non so come fare. Vabbè, proviamo a prenderlo e a spostarlo qui davanti, magari. Non vorrei fare un casino e farlo esplodere, ma... Ah, ecco, quindi posso spostarlo qui e poi posso lanciarlo su di loro. Non posso prenderli tutti, credo. No, quindi prendiamo questi tre. Ok, perfetto. Fustione. Gli abbiamo fatto un sacco di danni, mi sa. Uno l'abbiamo fatto fuori. Allora, allora, possiamo utilizzare potassiatore, che è una sorta di boomerang banana che sembra colpire tutti quanti, oppure il classico, ovvero Donkey dà una bella schiantata al suolo, però quindi è un close range. Poi spostarci, siamo già spostati, abbiamo occhiata che fa 20-30 danni, ok, perfetto. E poi ritmo magnetico, attira i nemici verso Donkey, quindi Donkey è una sorta di tank. Ok, perfetto, io direi utilizziamo il boomerang per colpirli tutti. Rimbalzo critico fuori dal campo, una strage. E direi occhiata, lo utilizziamo. Donkey è allo scoperto. Passiamo il turno ai nostri avversari. Si è mosso, gli arriva una banana a tutti e due. L'altro è sopravvissuto?
No, sono morti entrambi. Perfetto, la prima battaglia è completata. Ce la siamo cavata più che bene. In un turno abbiamo finito tutto. Alla grande. Ok. 9 armi disponibili. Vai al centro battaglie. Magari dopo. Ehi, mi ricordo di voi due. Eravate presenti quando Spawny ha iniziato a usare il combina tutto. Deve essere stato il Mega Bug a portarvi qui piuttosto che nel regno dei funghi. Comunque sia, siamo felici che ci abbiate trovato. Parlano a versi. Versi anche un po' orrendi. Che cosa avrà detto questo vecchiaccio? Un attimo, credo di poter tradurre. Stramba macchina esplosa in 1000 strambi pezzi in cielo. Pezzi finiti ovunque. Parlano una sorta di linguaggio primitivo. Sì, esatto, dobbiamo trovare la lavatrice e i pezzi che mancano. Puoi disegnarci una mappa? 2 secondi di silenzio, vediamo. Ok, da quella parte. Non è proprio disegnare la mappa questo, questo è più indicare alla buona. Dice che utilizzando quel barile cannone potremo raggiungere l'isola principale, dove sono caduti i pezzi di lavatrice. Continua a indicare, non vuole disegnare, vuole solo indicare. Sig dice che vuole farci vedere una cosa, me ne occupo io. Mi ha fatto un rutto in faccia. Grazie, ora ci pensiamo noi. Di sicuro avrai un sacco di impegni, tipo agitare nervosamente il tuo bastone verso i giovinastri. Sì, è quello che sta facendo già da un po'. E continua a farlo. Non prenderla male, ma so che sei un grande combattente e tutto, ma potresti rallentarci e... Oh oh! Oh mamma, ha un'idea. Che brutta scena. Deambulatore. Ho uno di quegli scooter elettrici, no? Ok, non importa. Perfetto, quindi Cranky è motorizzato. Quindi proseguiamo, infiliamoci nel cannone. Ok, anziché avere le monete, in questa modalità abbiamo le banane, in perfetto stile Donkey. Oh, guarda che trick riesce a fare Cranky. Ok, andiamo. Vediamo, andiamo più avanti. Verso la prossima battaglia? Sì, esattamente, si inizia subito con una battaglia. Che cos'è questo oggetto? Il primo pezzo di lavatrice. Gasp, un pezzo di lavatrice, sembra anche importante. Presto, prendiamolo. Oddio, un altro indigeno, questo è ancora più curioso di quegli altri. Ha uno zainetto di pelle, molto moderno, molto alla moda. Collezionista, accumulatore compulsivo. Recupera i pezzi di lavatrice. Ok. Guarda quante cose da alzare con Donkey e lanciare. Questi tipastri sono i collezionisti. Rubano qualsiasi materiale scintillante o metallico, inclusi i pezzi di lavatrice. Sconfiggiamo i collezionisti per recuperare i pezzi di lavatrice. Sbrighiamoci prima che il nemico ce li rubi. Se non recuperiamo tutti i pezzi di lavatrice, non solo saremo bloccati qui in eterno, ma invalideremo anche la garanzia. Pensi al lato economico della cosa, a quanto pare. Ok, diamo un'occhiata in giro prima di iniziare. Ci sono 2 barili che possiamo prendere. Dentro c'è
un blocco di riparo miele. Ok. E possiamo lanciarlo a questi qui, se si mettono più vicini. E poi ci sono i due accumulatori, i due zighi e i due accumulatori, quindi soltanto 4 nemici. Ok, iniziamo. Donkey, tu prendi il barile e poi posizionati il più avanti possibile per lanciarlo, però qui al centro, così magari ti ripari esattamente in testa a quello lì. Preso e anche incollato con il miele. Poi possiamo con il boomerang colpire entrambi, quindi direi che è un'ottima idea. Rimbalzo, critico, fuori dal limite. È fortissima quest'arma di Donkey. Beh, io direi che non ci conviene utilizzare la sua abilità in questo momento. Se vogliamo attirarli, neanche, perché anche questa qui ha un raggio d'azione. Quindi passiamo ad un altro personaggio. Peach la facciamo nascondere qui dietro. E aspetta, che abilità abbiamo? Abbiamo martellone predatore. Ok, è un'arma. E le solite, poi il blaster, ok. Niente, allora con Cranky saltiamo su Peach e ci facciamo un po' più avanti in un punto un po' coperto magari, che potrebbe essere questo qui, no, forse da qui è meglio. Ok, mettiamoci qui, magari ce la rischiamo un po', però un po' di rischio ce lo dobbiamo assumere, ragazzi. Non possiamo colpire nessuno. Se avessi fatto l'altro salto avrei potuto colpire quello Ziggy nascosto lì dietro. Vabbè, forse ho commesso un errore, ma... barile esplosivo, un altro tipo di arma. Le abilità di Cranky sono occhiataccia, l'abbiamo già vista, e il pistoronfo. Vabbè, ok, direi che possiamo passare il turno. Questi qui hanno i pezzi di lavatrice, c'è infatti il simbolo che ci aiuta a ricordarci. Ah ok, i tronchi sono dei tubi, non ci avevo fatto caso. Cranky era esposto, sapevamo che sarebbe stato colpito. E anche quest'altro ci colpirà. Io direi che adesso Donkey lo facciamo attaccare, oppure gli facciamo lanciare il barile. Penso che potremmo prenderli forse anche entrambi. Se Donkey prende il barile, si porta qui, che è un punto sicuro, e lancia il barile qui. Forse uno non lo prendiamo. Sì, così li prendiamo entrambi. Ok, perfetto. Ehi, ehi, ehi! Mi ha congelato! Morti entrambi. Direi bella mossa. Ok, non c'è nessuno che possiamo colpire. Quindi passiamo a Cranky, lo mettiamo dove? Lo mettiamo nascosto? No, direi che lo facciamo saltare su Peach. Quindi andiamo Peach e Peach la nascondiamo qui. E poi passiamo a Cranky, lo facciamo saltare su Peach e nascondere qui. Ok, passiamo il turno. Ah no, questo qui, il barile, ha il colpo fa una parabola, quindi possiamo prendere quello lì nascosto lì dietro, quindi facciamolo. Dove scappa? Possiamo attivare questa abilità? C'è qualcuno nel raggio d'azione? Io ci proverei. Agita il bastone come un vecchio incavolato! E Peach, le cure ci arrivano? Sì, perfetto. Allora curiamo i nostri compagni. Ok, passiamo il turno. Tocca a noi. Peach la facciamo saltare su Cranky. E
No, perché non arriva sufficientemente avanti, anzi potrebbe essere a rischio vicino a quello lì. Ok, vediamo con Donkey cosa possiamo fare. Non arriviamo a nessun barile, però se Donkey si porta vicino a questo qui, quando verrà fuori, ne sono due, un po' rischioso. Ok, però io farei così. Porterei Donkey qui in mezzo. Pronto magari per fare il suo classico colpo a terra. E attira i nemici verso Donkey. Sì, io userei questa abilità. Nessun obiettivo perché devono essere sul campo nel momento in cui uso l'abilità. Ok, utilizziamo l'altra. Ok, perfetto. Cranky può saltare su Donkey e portarsi proprio qui, che è un ottimo punto. Sì, ok. E possiamo attaccare questo qui. Ok. Un sacco di danno. Ha una sorta di shotgun, Cranky. È uscito allo scoperto, quindi gli arriva anche una banana in fronte. È scappato. Possiamo addormentarlo? Io lo farei, così non si muove. Dormi. Ok, e Peach è rimasta parecchio indietro. Le facciamo prendere magari questo. Sì, perfetto. E anche quest'altro. Prima non abbiamo considerato questa opportunità. Se mi mettessi qui, ci arrivo a colpire quello lì. No, dove è andato l'altro? Da là. Quindi cerchiamo di avvicinarci all'altro. Possiamo per caso colpirlo? No, non possiamo. Forse con la macchinina sì. Ok, quindi go. Preso. Ah, c'è il pezzo di lavatrice. Ma rimane lì dove uccidiamo il nemico. Quindi dobbiamo andarlo a recuperare. Ok. Direi che possiamo passare il turno. Sì, passiamo. Sono nati altri due Rabbids. E mi continuano a congelare il cervelletto. Una sorta di brain freeze. Come quando si mangia il gelato troppo freddo. Ma cosa fanno? Io mi sono messo lì proprio per farmi colpire. Oi, 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 che combo. Dove scappi? A noi di te ci interessa ben poco, sai? Noi vogliamo soltanto i pezzi di lavatrice, quindi adesso ci avventiamo su quello lì che dorme. E anche Peach può andarlo a colpire, nascondendosi qui dietro. O addirittura qui. Sono stato colpito e tra l'altro ho mancato di fare una cosa. Avrei potuto colpirlo con una scivolata e non l'ho fatto. Va bene, l'ho dimenticato. Oh mamma, è scappato lontanissimo. Ok. Magari scudiamo Peach. Donkey, 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 Donkey. Io utilizzerei questi qui come ha fatto l'accumulatore che è scappato e ci mettiamo nelle vicinanze. Potrebbe anche darsi che riusciamo a colpirlo con la banana? No, purtroppo no. E neanche con lo schianto. Ok, allora adesso Cranky invece sicuramente riesce a colpirlo se ci avviciniamo. Sarebbe meglio nascondersi forse qui dietro.
Addirittura forse qui. Però vorrei colpire l'accumulatore in qualche modo. Quindi proviamo qui nell'angolo. Questo qui possiamo colpirlo senz'altro. L'altro anche. Però c'è anche Donkey. E forse è meglio utilizzare la parabola, che potrebbe forse anche incollarlo col miele, non ricordo. No, magari lo avvelena. E infatti, vampiro. Ok, quindi prima o poi, caro coniglio, farai una brutta fine. Questo qui può essere colpito, non avevo pensato a questa opportunità. Ok, colpiamolo. Ok, nemici. No, si è preso il pezzo, ma forse ci ha fatto un piacere. Infatti sì, è un po' scioccherello. Si è andato a mettere in un punto che forse ci fa più comodo. Questo qui si avvicina. E ci spara. Donkey è messo un po' male. Ok, tocca a noi. Vediamo, possiamo infilarci qui e possiamo andare a suonarle proprio al coniglietto. Ci prendiamo anche il barile e ci posizioniamo dietro di lui. No, no, non così. Ci posizioniamo qui. E no, così mi becco anche io da solo, quindi ci mettiamo così e gli tiriamo il barile qui. E ok, coniglio, fermati! Miele, perfetto, l'abbiamo incastrato, possiamo colpirlo forse anche con uno schianto? E beh, direi di finirlo con una classica mossa di Donkey. Spettacolare, bellissima. Geniale, geniale. I pezzi sono molto vicini. Forse Donkey può arrivare a prenderli. No, perché si è già mosso. Non utilizziamo la sua abilità. Proviamo ad avvicinarci con Cranky. No, non credo che potremo riuscire ad avvicinarci. Quindi forse è il caso di infilarci qui. E poi qui. Ed andare magari dall'altro lato per cercare di sfuggire a quelli lì. Oppure vediamo cosa possiamo fare. Portarci vicino qui. Non possiamo fare nessuna scivolata e noi saremo sicuramente soggetti a tante scivolate. Ok, però nascondiamoci qui dietro. Questo qui lo possiamo prendere in pieno e lo farei. Critico e vampiro. Perfetto, abbiamo fatto fuori. Benissimo. Ok, tu anche ti porti vicina. Puoi uscire qui e puoi andare ancora più vicino ai pezzi per completare questa missione. Non lo becchiamo con la macchinina? Assolutamente sì, e lo facciamo. Anche miele, perfetto, così non può muoversi. L'abilità non ci interessa. Passiamo al turno dei nemici. Cranky viene fatto bersaglio, ma è soltanto uno. Non puoi muoverti, caro amico. Di questi qui non ce ne frega niente. Quindi andiamo a recuperare i pezzi 1 e anche 2. E questo qui non ci interessa, però ok, prendiamolo. Se proprio dobbiamo fare ancora anche questa mossa, lanciamolo questo barile, dove lo vogliamo lanciare? Lanciamolo a casaccio qua. E un pezzo, ok, ci hai colpito, ma non ci interessa proprio. E opla. Completata, ragazzi, completata. Pezzi rubati, perfetto, soltanto 6 turni su 9, ce la siamo cavata molto bene. Ok ragazzi, abbiamo recuperato i primi due pezzi di lavatrice, quindi direi che per oggi possiamo fermarci. Bene, pipolini bananosi, è tutto per oggi. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi dei commenti e spaccate il pulsante like.
E non dimenticate, People si scrive così. Ciao!